Ciao a tutti, scapestrati che non siete altro. Io so che tra voi c'è chi ancora i regali di Natale non ha finito di farli e avete visto magari anche i miei video, ma dite i miei video di regalo, ma dite: Matteo, no, a quella persona non posso regalare un libro, no, non apprezzerebbe, non capirebbe, e poi comunque regalo sempre libri, voglio qualcosa di diverso. Bene, eccoci qua, 12 idee regalo completamente trash, anche se in realtà sono 12 idee regalo che non si possono comprare. Lasciamoci semplicemente ispirare dalla creatività senza freni di un artista, perché queste 12 invenzioni provengono da un libro che vi ho già consigliato tra l'altro come idea regalo, cioè nei consigli di libri per chi non legge, credo di averlo consigliato, perché è un libro adorabile. L'ho ripreso in mano, me lo sono risparmiato e ho detto: no, vabbè, geniale, adoro. E quindi, di che libro si tratta? Questo assurdo: The Big Bento Box of Unuseless Japanese Inventions di Kenji Kawakami. Kenji Kawakami è un artista della cosiddetta arte del Chindogu. Chindogu, credo che si chiami. Comunque, è quello. Chindogu, esatto. È un'arte che consiste nel inventare effettivamente degli oggetti, dei prodotti che sono in grado di risolvere delle problematiche o delle noie, dei fastidi tipici a tutti noi nella nostra vita quotidiana. Attenzione però, è molto probabile che questi oggetti possano anche funzionare, ma o sono inutilizzabili perché troppo complessi, troppo strani, troppo fuori dal mondo, o ancora ci fanno apparire come dei totali idioti. Quindi il Chindogu è proprio, non è semplicemente inventare delle invenzioni assurde, sono proprio oggetti che non possono innanzitutto essere messi in commercio e pur cercando di risolvere delle problematiche su cui molto probabilmente non ci sono neanche delle soluzioni, sono totalmente inutilizzabili. Quindi è in realtà c'è un che di malinconico in tutto questo, ma per rendervi chiaro maggiormente di cosa stiamo parlando, ecco a voi le 12 idee regalo che ho selezionato dalle invenzioni di Kenji Kawakami, ovvero dei Chindogu in prima regola. E per la prima idea regalo è assolutamente questa, dato che siamo anche nei tempi in cui ci si è sempre più consapevoli, sempre più attenti al tema ecologico ambientale, perché non regalare questo magnifico ombrello che si tramuta ben presto in una sacca con tanto di tracolla per poter raccogliere l'acqua piovana e poterla poi riutilizzare effettivamente. Favoloso, straordinario. Devo dire che c'è un che anche di haute couture in tutto questo, e notare come può abbinarsi con grande stile e grande sobrietà ad ogni nostro indumento. Passeggiare per le strade di Tokyo con questo attrezzo deve sicuramente essere meraviglioso. E proseguendo, sempre di ombrelli si parla, sempre di ombrelli la seconda idea regalo, soprattutto perché se avete amici o amiche ossessionati dallo shopping, tanto vale regalare loro questo ombrello. Il grande dramma dello shopping è avere solo due mani e un'infinità di sacchetti. E allora perché non approfittare di un ombrello nel quale potete stendere tutti i vostri acquisti, con il rischio però che si sfondi tutto e che voi non possiate effettivamente vedere davanti a voi? Poco importa, le vostre mani saranno liberissime di fare i saluti ghetto e quindi di poter fare la moda effettivamente per le strade della città, e tutto questo adoro. La terza invenzione, questa è del creepy. Voi dovete sapere che io ho l'ansia del collirio, tipo io non riesco a mettere il collirio perché mi fa troppa ansia vedere la goccia che cade nell'occhio, io non ce la faccio. Se devo proprio metterlo, lo metto tipo così e a occhi chiusi, e la goccia deve entrare in qualche modo strano. Ditemi se sono l'unico, se ci sono altri che hanno questo problema. Fatto sta che vedendo questa immagine io mi sono anche angosciato, però in realtà devo dire che è top, nel senso che è un occhiale avanguardo, un po' Yoko Ono, che consente sostanzialmente di poter infilare il collirio, le gocce di collirio cadranno quindi perfettamente al centro della pupilla. Favolosi, straordinari, sobri soprattutto.
tutto, elegantissimi. E proseguiamo poi per i veri pendolari. Allora, questo mi riguarda da vicino, infatti ci sono tante idee regalo per chi è costretto a prendere quei dannati, odiosi, quelle invenzioni del demonio che sono i mezzi pubblici, ok? E soprattutto i treni. Vabbè, fatto sta che la prima invenzione per i pendolari, la prima idea regalo, è assolutamente questa meraviglia. È sostanzialmente una sorta di cavalletto per la faccia. Avete avuto la sfiga di prendere la metro e non ci sono posti a sedere, ma avete al contempo un sonno della Madonna? Bene, facilissimo. Prendete il vostro praticissimo cavalletto e voi potrete dormire in piedi senza alcun problema. Favola assoluta. Meraviglia, io questo lo userei davvero, tra l'altro. Ma proseguendo invece nel clima un po' inquietante, c'è questa praticissima mano, che in realtà, devo dire, risolve un grande problema. Se state affettando qualcosa, il rischio di fare danni, soprattutto anche dolorosi, è molto alto. Allora, dato che non dovete tagliare la vostra mano, perché non tagliare una mano finta? E quindi ecco che la vostra mano finta inevitabilmente terrà per voi la verdura, il formaggio, il burro, o chissà altro che state tagliando. Quindi se scappa un dito, no problem, si sacrifica per noi. Meraviglia. Ma questa è geniale, questa la adoro, e questa, se esistesse, la regalerei effettivamente. Sono sostanzialmente delle strisce pedonali portatili. Cioè, voi avete questo rotolo di strisce pedonali, ve le portate sotto braccio come una baguette e la srotolate per strada, soprattutto quando magari fate chilometri e non ci sono strisce pedonali, continuano a passare macchine a caso, voi prendete il vostro rotolo, papam, sicurezza. Poi, tra l'altro, sicurissima questa cosa, anche perché, scusate, la cosa mi fa un sacco ridere è che nell'immagine dimostrativa c'è un altro tipo che srotola le strisce pedonali. Quindi mi state dicendo che è una strada trafficata, però lui è comunque avuto il tempo di srotolare, la tipa invece fa la moda, giustamente, come è giusto che sia, e anche, anzi, nella foto sotto fa un cenno alla macchina che aspetta. Favola, bellissimo! Cioè, io adoro comunque, l'ho avuto tutto il tempo per allestire il set, meraviglia. Proseguendo invece ancora, torniamo dai nostri amici pendolari. Questa in realtà ve l'avevo già raccontata, ma non vi avevo fatto vedere la foto. È sostanzialmente una praticissima maschera, una sorta di festone, con scritto sostanzialmente, non è che so il giapponese, che è spiegato nel libro che cos'è ovviamente, però spiega sostanzialmente tipo sto dormendo e poi il nome della fermata. Perché giustamente voi non dovete avere l'ansia di dovervi svegliare prima, voi dovete dormire sui mezzi pubblici e c'è il nome della fermata a cui dovete scendere, in modo che chi è sveglio sulla metro possa svegliarvi per dire ehi, tocca a te, devi scendere. Favola, ma una variazione sul tema la presenta anche questo praticissimo elmetto, dove sostanzialmente è una evoluzione dell'altro, quindi la versione pro, stessa identica funzione, solo che è per coloro che hanno difficoltà a dormire effettivamente sui mezzi, perché magari vi parte la testa, fate così, dormite, viene il torcicollo a furia di non sapere dove mettere la testa, allora pam, c'è questo elmetto con tanto di ventosa, vi attaccate al finestrino e state in una favola, quindi state fermi, contenti, addormentati, e ci sarà anche qualcuno che vi sveglierà per poter scendere alla vostra fermata. Favoloso, divino. Ma questo è un classico, questo viene citato sempre, ma non potevo non citarlo perché mi fa troppo ridere. Allora, sostanzialmente, che tra l'altro potrebbe anche funzionare, non lo so, è un oggetto di make-up, ed è sostanzialmente questa elegantissima mascherina, tra l'altro bicolor, adoro, cioè gialla e rosa, che vi consente di mettere il rossetto senza metterlo storto, senza sbavare i bordi. Vabbè, a me fa un sacco ridere, cioè vedo la tipa convintissima, e poi tra l'altro tutto, non so se lo riuscite a vedere, ma i bordi della mascherina sono comunque tutti sfatti, come si dice, se non ci fosse stata questa mascherina chissà cosa avrebbe combinato. Vabbè, adoro. Andando avanti, questa mi fa star male. Allora, praticamente in questa foto voi vedete un businessman in una grande metropoli giapponese che trascina un orto portatile. Ok, sì, effettivamente l'idea regalo in questione è un orto portatile. Perché? Per coloro che lavorano tutto il tempo in città e non vedono mai gli alberi, e cioè sempre un grigiume totale, macchine che starnazzano, beh,
allora bisogna portarsi un orto portatile per poter portare con sé in ogni momento della giornata un po' di natura e di verde. C'è della poesia in tutto questo. Ma scusate, questo l'ho inserito perché effettivamente l'hanno commercializzato. Cioè, Kenji Kawakami ha inventato il selfie stick, cioè lui dovrebbe chiedere i danni, perché chiaramente queste immagini raccolte nel libro, in generale le invenzioni, vedendo anche come sono vestiti i modelli delle foto, secondo me siamo nei primi anni 90, qui, e la macchinetta, cioè e il selfie stick che ha inventato non regge un telefono ma regge una compattina, no? Quindi mi ha fatto un sacco ridere rivedere questa foto, perché il libro ce l'ho da tantissimi anni e non mi aveva fatto strano, mentre adesso rivederla ho detto cavolo, ma è un selfie stick, e Kenji Kawakami l'aveva inventato con l'idea di, perché essendo un Chindogu sì, ti risolve il problema che non devi chiedere alla persona di fermarti a fare lo scatto, ma essendo un Chindogu sarebbe dovuto essere inutilizzabile, perché è ridicolo vedere una persona che regge un tubo alla fine nella foto. E invece l'hanno inventato davvero, questa cosa no. Cioè, l'hanno veramente messo in commercio e questa cosa non lo rende più un Chindogu in teoria. Ma è un plagio di un Chindogu. Io sono rimasto scioccato, ho detto no, vabbè, adoro. E l'ultima che mi sentivo di nominare, perché obiettivamente l'invenzione è ridicola, però io la amo. Praticamente, vi capita mai di dover preparare un esame importante o di dover lavorare per forza in un momento in cui proprio non ce la fate? Non avete voglia? Dai, non mentite, sicuramente vi sarà capitato. Non temete, troverete la grinta di nuovo di poter finire tutti i vostri compiti. Come? Appendendo questo praticissimo, orribile tra l'altro, cioè ritafatto in 2 secondi, foglio di carta da parati con degli occhi ritagliati dalle riviste che vi guardano. Perché? Perché così, nonostante sia sempre un pattern di occhi, di modelle, in realtà vi stanno giudicando, vi stanno guardando. E dovete avere questo senso di osservazione perenne, come se non poteste sgarrare. E quindi è la wallpaper judging you, tipo, devi studiare. Voi la mettete quando dovete iniziare a studiare e vi assicurano che funziona. Studierete da pazzi perché non potete essere giudicati così. No, no. Utilissimo. E detto ciò, niente, queste erano le mie 12 idee regalo. Nel libro ce ne sono tantissime altre, quindi io colgo l'occasione di consigliare, ad esempio, cioè già in copertina abbiamo le pattine per i gatti con i pompon, tra l'altro super fashion, perché così il gatto ti può pulire la casa mentre va in giro. Fantastico, adoro. Oppure ce n'era un'altra che mi faceva morire da ridere, perché mette un paio di ciabatte da casa, ok, normali, solo che sul retro hanno una sorta di manico nascosto, tu tiri il manico, diventa lunghissimo questo manico, e perché? Perché se beccate un insetto in casa e avete paura di lanciare la ciabatta, magari fate come me che lancio le ciabatte e mai beccate l'insetto, allora potete essere più sicuri, state a debita distanza e con la ciabatta prendete anche la misura e ciaciam! E avete risolto tutto. Queste le voglio davvero, perché? Perché non le commercializzano? Vabbè, fatto sta che io adoro i Chindogu, li trovo veramente divertenti, e secondo me c'è del genio, e molte delle invenzioni contenute in realtà io non le trovo così assurde o fuori di testa, perché penso effettivamente all'utilità che potrebbero avere. Cioè, quanto fa ridere l'elmetto, svegliatemi, devo scendere alla tal stazione. Fantastica. Fatemi sapere anche voi quali tra questi oggetti vi fareste regalare e quali regalereste ad altri. Oppure inventate voi un Chindogu qua sotto nei commenti. Voglio sapere la vostra. Intanto vi mando un bacione, vi aspetto al prossimo video e ciao ciao!